Anche qui di cellulare adesso ti sei una minuta come i fai mica la sola qua. Allora, la prima cosa, sente giù in otto, tu sai che capisci nel piemontese, ma mi fun capito, è fuma a scuola per te. Tu che il sindia finanzia una scuola piemontese. Almeno farei, se no ritorno alle sorgenti. Allora parlo italiano, quindi grazie di cuore a tutti. Mi pare che Giovanni abbia introdotto con un tema molto molto importante. Ricordare il passato per mettere le basi per il futuro. Non è una cosa da poco. Quando si rispetta il passato, si mettono anche le basi per il rispetto del presente e del futuro. E allora con questo spirito, e ho finito, anch'io sono qui con voi oggi e volentieri allora anche nel modo di pregare ricordiamo un po' di passato. Il passato che si esprimeva nella preghiera del latino. Ma ognuno capiva niente, non è vero. Non è vero, perché se anche non si capiva niente, il latino garantiva quella forma di rispetto. Il silenzio che manca ovunque oggi. E io sono già venuto una volta qui, in questi giorni, e ho gustato anche il silenzio di questa terra e spero di ritornarci ancora, ovviamente da solo, in silenzio. E in questo momento regaliamoci allora un istante di silenzio nel quale tutti noi affidiamo al Signore per intercessione di Sant'Antonio tutte le nostre famiglie, in modo particolare le nostre campagne. La seconda cosa, Giovanni mi ha chiesto di benedire. Ecco, benedire vuol dire dire bene. Io vorrei dire bene, come già ho accennato, e voi l'avete riconosciuto perché siete qui, a lui e a tutti coloro che hanno lavorato. E diciamo bene al Signore per tutti i doni che ci dà. E riconosciamo questi doni, lo facciamo appunto con la preghiera in latino, no? Magari qualche anziano come me si ricorda ancora la risposta, ma non importa. Io la leggo in latino, proprio come sentivano i nostri nonni. Facciamo allora il segno della croce. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Adiutorium nostrum in nomine Domini, qui feci cielo e terra. Dominus vobiscum. Deus refugium nostrum et virtus, adesto piis ecclesiae tue precipus, autor ipse pietatis et presto, ut quod fideliter petimus efficaciter consequat, per Christum Dominum nostrum. Amen. Il segno della benedizione avviene sempre con l'acqua, che non è qualcosa di magico, ma ci ricorda la dignità del battesimo a partire dal quale siamo diventati figli di Dio. Benedizione in tua, Domine. Ec animalia accipian, qui ce ne sono alcuni come segno perché Antonio proteggeva gli animali. Qua corpore salventur et ab omni malo per intercessione beati Antoni liberenti. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Et benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filii, et Spiritus Sanctus. Amen. Recitiamo adesso, come i nostri vecchi facevano, la preghiera del Signore in latino. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuo, advenia regnum tuo, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos. Adesso
Facciamo come si fa a Caselle, quando passa un aereo ci si ferma, si sta zitti così, non si viene disturbati, mentre la signora Vera si prepara per recitarci il Padre Nostro in piemontese. Quando la macchina si spegne, noi faremo un minuto, tanto preghiamo in silenzio, non ci fa male. Pare nostro, che si senti cei, che sia santificato il nome, che venga il tuo regno, che si faccia la tua volontà, come in cielo, pare in terra. Dane anche il nostro pan quotidiano e perdone i nostri debiti, come noi e perdonumo i nostri debitori. E fanne una roba tentazione, ma liberne dal male. Amen. Amen. Una preghiera la fuma tutti insieme alla Madonna, eh? Insomma ancora in latino è più facile l'Ave Maria, eh? Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Che la preghiera per tutti i nostri cari defunti la proclamiamo ancora in latino, guidato dalla signora Nicolina. Maria Rosa. Maria Rosa, venga pure, eh? Diciamo insieme, forte, allora ci guidi lei, noi recitiamo sottovoce. Per tutti i nostri morti, per tutti gli abitanti di queste zone che il Signore ha già chiamato a sé. Dona eis Domine, et lux perpetua luce a te, requiescat in pace. Amen. Un saluto a tutti voi, vi chiedo scusa di nuovo se scappo, eh? Buona festa a tutti, salutiamoci nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E le speruma che presto, nel Mar Giovanni, ma anche quei di altri, arrangia di altri pilumi e speruma che torna per un'altra bella festa, mi spero che già avrei più tempo. Una giornata.